Quello che non vogliamo è che Trieste rimanga ferma e immobile come negli ultimi decenni. L'importante è non tornare ai periodi dell'immobilismo triestino. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Francesco Russo, indossa più cappelli quando parla degli investimenti cinesi sul porto di Trieste. Lo fa come eletto in regione, come vicepresidente del Consiglio di Piazza Oberdan, come ambasciatore per il Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Italiano per la Cultura Cinese e non da ultimo come da colui che sui temi del porto vecchio e quello nuovo ha concentrato molte energie nelle sedi istituzionali. Secondo Russo non si può e non si deve perdere quel vantaggio che la città ha saputo costruire nel tempo grazie a una classe dirigente e politica, in questo caso bipartisan, al netto dei possibili rischi da dover tenere comunque in considerazione. Oggi il fatto che i cinesi, ma non soltanto i cinesi, siano interessati al porto di Trieste perché è la porta per i traffici nell'Europa centrale, uno dei mercati più ricchi, è un vantaggio che dobbiamo sfruttare. Certo, ci sono anche dei rischi, i cinesi come chiunque altro non regalano nulla. La grande garanzia è che oggi a gestire questa partita ci sia un professionista straordinario come Zeno D'Agostino. Questo ci permette di giocare le nostre carte al meglio e di non aver paura. Certo, la città deve essere unita, la politica deve essere unita e dobbiamo dare spazio a chi, come D'Agostino e i suoi collaboratori, sta facendo un lavoro straordinario. Alla domanda se secondo Russo a Trieste ci sia la consapevolezza di cosa stia accadendo, l'esponente PD risponde con ottimismo. Trieste è tornata al centro dell'interesse internazionale dopo anni di immobilismo. Mi pare che il dibattito sia aperto, ne ha parlato il nostro sindaco, ne ha parlato a suo tempo la presidente Serracchiani, oggi credo il presidente Fedriga sia informato e attivo e, ripeto, sono impegnati coloro che devono lavorare, cioè gli operatori economici. La politica ha il compito di accompagnare chi sta creando nuove opportunità.